Ancora in diretta qui dal Palaestra con Yuri Romanò, e purtroppo una partita che è terminata con una sconfitta. C'è da dire che Siena, insomma, non giocava un match ufficiale da un mese, e insomma, in questo mese ci sono state persone, giocatori, tesserati positivi al Covid. Non era semplice tornare in campo dopo questo periodo. Sì, non era semplice per la nostra situazione, loro erano molto in forma, però io sono comunque incazzato nero, perché 3-7, 25-23, abbiamo giocato molto bene, per un paio di palloni non abbiamo portato a casa neanche un set che, finendo 25-23, alla fine poteva finire pure 3-0 per noi, bastava un pizzico in più, quindi va bene la situazione tutto, però sicuramente andiamo a casa molto arrabbiati. C'è amarezza sicuramente alla fine di questo match. Comunque Siena ha dimostrato di esserci in tutti e tre i set, mancava veramente poco, quei punti finali che non sono arrivati in nessuno dei tre set. Sì, come ho già detto, bastavano quei due punti per girare il set dalla nostra parte. È quello che ci manca, forse ci è mancato anche in alcune altre partite del campionato. Da martedì torneremo in palestra, lavoreremo anche su questo. Ecco, Yuri, oggi è arrivata una sconfitta. La cosa positiva, possiamo dire, è che comunque Siena è tornata in campo, si è messa alle spalle un periodo nero, che insomma ancora il campionato è lungo, insomma ci sono tante occasioni e tante partite da disputare da qui in avanti. Sì, no, sicuramente siamo contenti di essere tornati, abbiamo giocato con voglia e lo faremo anche le prossime partite. Ovviamente il campionato è lungo, non c'è da fasciarsi la testa per una sconfitta a questo punto della stagione, quindi niente, andiamo avanti a lavorare e dalla prossima cercheremo di portare a casa molti punti. Grazie mille allora per il commento a caldo all'opposto dell'Emma Villa sub Siena, Yuri Romanò. Appena finita la partita, Sant'Angelo, complimenti per questa vittoria, tre vittorie per voi in pochissimo tempo, una importante in trasferta qui a Siena. Allora, sensazioni, avete fatto vedere un'ottima pallavolo. Sì, sicuramente siamo molto contenti della terza vittoria consecutiva dopo che siamo stati fermi per il Covid, come lo è stata anche Siena del resto in questi ultimi 15 giorni, e siamo contenti soprattutto di aver portato a casa tre punti in un campo ostico come quello sienese. Ecco, avete dimostrato insomma che anche fisicamente state bene dopo aver affrontato come tutti un periodo però non semplice visto l'attuale situazione. Sì, chiaramente abbiamo anche noi i nostri acciacchetti, le nostre cose, ma cerchiamo di risolverli trovando delle soluzioni. Insomma, sicuramente adesso nessuna squadra nel campionato, credo io, sta esprimendo il miglior gioco potenzialmente, perché comunque chi più chi meno, ma ha dovuto tenere elementi fermi, chi tutta la squadra come Siena, chi anche noi siamo stati fermi 15 giorni tutti, però piano piano adesso che riusciremo ad avere continuità in allenamento sicuramente si riuscirà a esprimere un gioco migliore. Un'ultima domanda: siete riusciti a tenere percentuali alte in attacco in quasi tutto l'incontro e soprattutto nei momenti clou, e siete sempre stati in grado di fare le cose giuste per arrivare alla vittoria dei tre parziali? Sì, sicuramente sì, questa probabilmente è stata la differenza fra noi e Siena quest'oggi, e siamo contenti di questo. Grazie mille.